Oh, dove cavolo ci troviamo? Alina! Ragazzi, ciao a tutti! Non riesco a capire cosa stia succedendo! Ho qui in mano un'altra carta! Qui intorno a me ci sono tante persone con vestiti molto strani! Com'è possibile? Qui c'è il Let's Play! Dove sono? Chi sono tutte queste persone? Ragazzi, ho trovato altre schede come questa dappertutto! Non so, ci sono cerchi, triangoli e cose del genere. Non studio geometria alla prima media, non so. Credo di averli già visti da qualche parte. Sono contenta che almeno siamo tutti insieme. Deve essere successo perché abbiamo chiamato questo numero. Anche a voi è stato offerto del denaro sporco qui e adesso. Sì, pensavo fosse semplice spam, mi capita sempre. Ti sei di nuovo indebitato, eh? No! Oh! Saluti a voi, amici! Wow, 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 wow! Chi è questo, ragazzi? Chi è? E congratulazioni! Voi siete 15 fortunati che parteciperanno allo Squid Game! Che diavolo sarebbe questo Squid Game? Che è sta roba? Il nome è super strano! Non lo so, non ho mai giocato a Squid Game! Non saprei! Beh, abbiamo chiamato quel numero! Ci è stato offerto del denaro! Forse ha a che fare con i soldi! È un gioco! Adoro i giochi, quindi io giocherò! Quindi penserete che giocheremo per soldi? Penso di sì. Di solito le challenge funzionano così. E se gli altri avessero già giocato a Squid Game? Noi non ci abbiamo mai giocato, perderemo. Oh, calma, se abbiamo affrontato tante sfide come squadra, sicuramente lo capiremo. Sì, lo abbiamo già capito questo. Gioco del calamaro? Il calamaro è un mollusco. Forse intendono le freccette. Mi sembra di capire che ci sia una sorta di sfida. Credo che abbiamo già iniziato. C'è un numero qui. Tu l'hai chiamato? No. Io l'ho chiamato. Ognuno di voi ha queste carte. Ciò significa che siete diventati partecipanti del nostro gioco. Dovete competere per un'enorme somma di denaro. 1 milione di euro. Vi aspettano molte sfide divertenti e interessanti. Chi non le supera è fuori. Distribuisci questi. Mettetevi nuove forze. Grazie. In genere preferisco patatine a colazione. Ci sarà del latte? È almeno di 2 giorni fa. Almeno non è pappa di avena. Oh, qualcuno può darmi un panino? Sono qui, prendetelo per me. Prendi. Oh, bella lì. Grazie mille, gentilissimo. Fermati! Pensa se è avvelenato. Te l'ho detto, hanno messo qualcosa nel cibo. Cosa c'è qui dentro? Cavolo, aspettate, c'è... Ragazzi, c'è il pulsante rosso con scritto iscriviti nel panino. Sicuramente la cosa meno buona da mettere in un panino. Cavoli, ragazzi, ho fame. Non so neanche quanto tempo ho dormito qui. Sto morendo di fame. Quindi vorrei avere un pasto come si deve. Proprio come quei ragazzi. Hanno dei panini freschi. Mentre io, guardate, aveva il pulsante rosso. Ma sapete una cosa? Potete aiutarmi e far sì che questo pulsante diventi buono. Sapete come fare? Basta andare sotto il video, trovare il pulsante rosso di iscrizione, fare clic su di esso e diventerà un delizioso pulsante grigio. Avanti, su, premete! Forza, premete subito il pulsante iscriverti. Wow! Oh, adesso sì che è diverso. Grazie spettatori, grazie di cuore. Ora Bruno almeno mangia. Ora sì che posso riprendere le forze. E quindi ne avete abbastanza? Ora possiamo iniziare a giocare. Ognuno di voi ha un numero sul petto. Si mettono in fila dal numero 1 a 15. Oh, ho 200. Ah no, al contrario, ho 002. E io 5. Ho 7, Seifek, e tu quale hai? Io 00. E qual è questo numero, Pasha? 6, quasi 007, ma non c'è la gente. Va bene, io sono andiamo, gente. Andiamo, in fila. Va bene, dai, andiamo allora. Cavolo, Bruno, cos'è questo? Seifek! Cosa? Dai, vieni qui. Ragazzi, dove cavolo siete là? Ma ci farà mettere nei guai. Perché stai gridando? Forse chi lo dirà per primo lo otterrà. Ah, sì? Seifek, quando ci lasceranno andare? Beh, forse chi arriva a casa per primo vince. E che? Ho cose da fare di sera. Non si hanno portato via l'orologio? È incollato, dopo lo scherzo che mi ha fatto Artyom. E tu invece l'hai incollato a me? Ho colagozzi e ho upola. Benvenuti alla prima sfida. Avete 1 minuto e mezzo per attraversare questa linea. Ci sarà la bambina di spalle che canta una canzone.
Non appena finisce di cantare, ognuno di voi deve fermarsi e rimanere immobile. Chi non lo fa è fuori dal gioco. Ascolta, Safik, preferisco andare a casa prima. Allora, perché non perdiamo subito e così possiamo andare a casa? Il gioco è abbastanza semplice, quindi è possibile vincere. Quindi facciamo una partita veloce, vinciamo e poi basta. E andiamo a casa. Allora, proviamo a giocare. E se non funziona, ce la squagliamo e torniamo a casa. Sì, è solo un gioco. Artyom, se succede qualcosa, allora perdiamo in fretta. Ascolta, io e il mio nuovo amico abbiamo parlato di cosa diavolo sia. Diamo quindi prima un'occhiata e poi decideremo cosa fare. Sì, fratello? Penso che possiamo farcela insieme, amico. Raga, ma che dite? Che senso ha filarcela prima? C'è un'intera palla di soldi laggiù. Probabilmente un intero milione. E se la mia vista non mi inganna? Là ci sono veramente dei soldi. Ascolta, Pasha ha proprio ragione. Si può provare a combattere. E vincere. E voi cavolo già vi eravate arresi. Beh, in ogni caso andrà come andrà. Vedremo strada facendo come andranno le cose. Sono d'accordo. Gioco iniziato! Ocola gozzi e ufola. Il numero 8 è fuori. Ocola gozzi e ufola. Non riesco a muovermi. E tu volevi perdere subito. Ora perdi. E invece adesso penso che sia molto meglio non perdere qui. Sinceramente, ragazzi, è da un po' che mi sono fatto la pipì addosso. Ocola gozzi e ufola. E il numero 11 è fuori. Lui mi ha spinto. Ocola gasi e na ocola. Grazie, Bruno. Ascolta, non possiamo assolutamente perdere. Ocola gasi e na ocola. I numeri 4 e 15 sono fuori. Ragazzi, sono rimasto per ultimo io. Non so se riuscirò a farcela o meno. Ocola gozzi e ufola. Safik, urrà, ce l'abbiamo fatta! Nostro milione! Perché mi hai portato qui? Accidenti, guarda, l'hai rimasto Artyom! Ragazzi, che cavolo! Mi è rimasto solo un pochettino. Il tipo davanti a me sta su una gamba. Sta resistendo a malapena. Ocola gozzi e ufola. Non farlo più, ok? Guarda, 1, 2, 3, 4. 4 sono usciti. Numero 4, ciao. Ragazzi, era un tipo ok quello. Penso che sia reale per davvero. Lo stanno mettendo in una specie di scatola nera e ovviamente non lo manderanno a casa. La scatola sembra un regalo. Non voglio essere quel regalo. Ok, allora, adesso noi giocheremo come si deve giocare. E ormai neanche per vincere un milione, ma per riuscire a tornare a casa sulle nostre gambe. Quando ho chiamato questo numero, non avevo idea di come sarebbe andata a finire questa storia. Non pensavo che avrebbero ammazzato delle persone. Aline, ascolta, hai capito? Arriveremo alla fine tutti insieme. Prenderemo il maledettissimo premio e ne avremo 100.000 a testa e andremo a casa. E se non vivessimo tutti fino alla fine, come Lioha, lui, Pife e via, come faremo? Non capisco. Non c'è altro da fare, dobbiamo giocare. E voi che cosa ne pensate, eh? Perché state zitti, eh? Tu, che cosa pensi tu? È un peccato che le persone siano morte, ma noi giocheremo. Aspettiamo il prossimo gioco. E andiamo fino in fondo. Va bene. Congratulazioni per aver vinto e superato la prima sfida. Ora passiamo alla prossima.
Ok, andiamo. Forza, mettiamoci in fila tutti. Ascolta, qual è la sfida in arrivo? Non si capisce. Non si tratterà certo di baseball o di calcio. Sicuramente non sarà calcio, Saifek. Ragazzi, spero che questa sia dama. Io sono bravissimo a dama. Quindi avete 5 minuti di tempo per ritagliare la figura incisa sul biscotto che troverete. Potete utilizzare l'ago del vostro kit per incidere con cura la vostra figura. Il concorrente la cui figura si romperà è fuori dal gioco. Bene, iniziamo! Uno alla volta andate al tavolo e prendete il vostro barattolo. Oh, meno male, è un cerchio. Ah, spero che ora mi esca qualcosa di semplice. Sono tutti così deliziosi. Oh, prendo questo. Oh, ragazzi, un cerchio! Sarà più facile da ritagliare. Bene, bene. Ecco, bisogna scegliere il pezzo più semplice possibile, perché sarebbe un peccato uscire dopo la seconda sfida. Triangolo, ragazzi! Va bene, andiamo, Sappi. Prenderò quello più vicino e spero di essere fortunato. Safi, cosa c'è dentro? Alina, ho una stella. Puoi farcela, hai una stella perché sei la nostra stellina. Cavolo, questa è la più difficile. Ragazzi, adesso scelgo un biscotto, ma vi do la possibilità di indovinare cosa avrò. Quale forma? Vediamo, triangolo, cerchio o stella? Allora scelgo questo biscotto. Avete il tempo di indovinare cosa c'è dentro. Vado, e voi scrivete nei commenti. Mi è capitato il quadrato. Adesso bisogna portarlo, piano piano. Amici, voi che figure avete? Non so, credo di avere una figura piuttosto semplice, ma comunque non l'ho mai fatta prima, quindi potrei perdere. Bruno, ho un cerchio, è il più facile. Basha, dammi l'ago, fammi provare a sollevarlo questo, sei proprio incollato. Certo, dolce, caramellizzato. Ok, 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 Basha. Ragazze, io ho ottenuto un triangolo e a chi ha indovinato metterà un mi piace nei commenti. E comunque ragazze, basta parlare, è ora di agire. Ragazzi, la stella è la cosa più difficile che ci sia. Che gioco! Credo che stia funzionando. Guardate, ho fatto un buco da parte a parte. Ragazzi, mi si sta rompendo il biscotto. Beh, almeno si è fatta una crepa lungo il bordo. Vedete, ragazzi, è andata. Vedete, ragazzi, sta funzionando. Artyom, proviamo a leccarlo. Guardate che cosa è scogitato. Ci vado con la lingua. Proviamo così. Forse possiamo provare a rompere direttamente con le mani senza bisogno del lago. Io ho quasi fatto. Vabbè, io so già da solo come si fa. Che cosa hai fatto? L'hai rotto! L'ha ucciso! L'ha ucciso! Ragazzi, state calmi, perché se iniziamo a innervosirci le mani cominceranno a tremare e purtroppo allora perderemo con certezza. Ragazzi, ho una metà rotta, ma resiste ancora. Dobbiamo fare fino in fondo, Safik. È ancora intera, penso di poterci riuscire senza danni. Oh, mi è riuscito! Tutto in cornice, per così dire, in forma. Ecco, signor Triangolo, ho ricevuto questa medaglia, va bene? Oh, ok, ecco fatto, è andata bene, almeno qui non mi spareranno. Andiamo ragazzi, vi aspetto lì, vicino al letto. Basha è davvero forte, visto come ha finito per primo? Wow, fantastico. Ragazze, ho deciso che è meglio non tagliare intorno. Mi limiterò a distrarre la figura e basta, così. Guardate qua, un altro pezzo si è staccato. Ah, guardate, non è rimasto molto. Beh, un po' di più della metà, ma finora ha funzionato. Ragazzi, bisogna fare molta attenzione. Safik! Il mio posto! Il mio posto! Guarda! Il quadrato è ancora intero! Safik! Safik! Dio, Artyom! Hanno appena ucciso Safik! Dobbiamo andare a casa! Ritaglia quindi tu quadrato in modo corretto! C'è ancora tempo sul timer! Rimasto ancora tempo sul timer lassù!
Brava, dalle 5! Pow! Ehi, triangolo, guarda qui! Buona fortuna, ragazzi, io vado! Mi manca ancora una striscia e vivrò! E tu devi sopravvivere, capito? Ancora? Meno uno! Accidenti! Ma so esattamente che cosa devo fare qua! Ecco, su! Dai, forza! Dai, triangolo, vorrei aver studiato geometria a scuola, adesso saprei come ritagliarli. Puoi andare. Bruno, mordilo, fai attenzione. Sei riuscito a ritagliare già tutto qui. Sì! Mi dispiace, Safik. Senti, Safik davvero era un buon amico, vero? Beh, sì. Forza, esci subito. Io tornerò presto. Spero. Ecco, ne rimane solo un pochino qui. Ragazzi, questo è l'onore di Safik. Non mi posso permettere di perdere, ecco. Oh, ecco, vedi il triangolo? Il mio uguale a quello che hai sulla fronte. Vai. Safik. Safik, lo prenderemo con noi. Ehi, cosa avete intenzione di fare? Ehi, amico, cosa faranno adesso? Guarda. Ehi, dove andate? Safik, mi senti? Safik, qui è una mollica. Accidenti, avete intenzione di portarlo via così, col biscotto? Ehi, lasciate andare il mio amico! Safik, ehi! Voi siete solo dei mostri! E che cosa poi fate voi tutti qua? Dannazione! Quindi, amici, che cosa è successo a Safik? Siete venuti tutti qui senza di lui? L'hanno messo davanti a me in quella maledetta scatola nera e... l'hanno portato via da qualche parte. Non Safik! Pure qualcuno di noi potrebbe finire così! Ma no! Alina, non preoccuparti! Bruno, Pashka, io e te ne usciremo vivi e ci divideremo tutti quei soldi. Basta. Se il gioco prevedesse che solo una persona può uscire viva da qui e quindi il resto di noi è fregato, che cosa facciamo? È ridicolo quello che stai dicendo. Ma no, non bisogna neanche pensare a questo. Siamo sempre meno e meno, non so più cosa pensare. Prima Lioka, poi Safik. Non sopravvivrò alla perdita di un altro amico. Proviamo a scappare? No, sono di nuovo qui. È stato lui a parlare della fuga. Nessuno l'ha detto. Di questo ne parliamo dopo. Sei serio? Come avrete già notato, non è un gioco semplicissimo. Non è vero? Siete rimasti in pochi. Mi congratulo con voi per aver superato la prova, ma il gioco continua. Io non ce la lascerò morire, Bruno, quindi devi stare con me. Io starò proprio accanto a te. Senti, pensi che ci sarà il calcio tra le sfide di Squid Game? Non credo. Safik amava il calcio. Mi raccontava di un... com'era? Ah sì, il colpo di testa per fare gol. Gli piaceva anche il gioco della dama. Spero che solo non ci sia proprio la dama. In che senso speri che non ci sia? Probabilmente non ci sarà. Ora vi dividerete in due squadre di due persone ciascuna e tirerete questa corda. Vincerà la squadra che riuscirà a tirare la corda il più possibile a sé. E i partecipanti che supereranno questi cubi saranno fuori dal gioco. Dividete le squadre. Qui bisogna trovare qualcuno di forte. Facciamo una squadra. Ma te sei mai andata in palestra? Io sono più forte di te, ma che domande sono? Ho trovato un compagno, ragazzi, andrà tutto bene. Io sono rimasta da solo senza compagno. Assieme li batteremo. Pensi che mi hai preso? Pensavo che nessuno avrebbe scelto una ragazza. Sono molto forte. Sei così forte, certo. Dai, io Bruno sono più forte di te, lo sai benissimo. Perché fai queste domande? Vediamo, allora, colpiscimi qui gli addominali. Oh! Ok, la forza c'è, va bene, sono con Alina. E io per Safik ho trovato un sostituto. Ehi, ciao Safik. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5. Anch'io mi sono fatto un compagno nuovo. Vi distruggeremo tutti. Bash, che cosa combini? Perché non sei nella nostra squadra? Sei fuori. Senti, questo ha bisogno di essere nutrito. Abbiamo pochi soldi e io voglio un sacco di soldi. Abbiamo le stesse idee al riguardo. Quindi stai dicendo che hai abbandonato la nostra squadra per fare più soldi solo per raggiungere i tuoi scopi egoistici? Ti dico di più, lui ha abbandonato
abbandonato Artyom. Oh. Sì, dagli una sberla, Alina, dai, vai. Non toccatelo, è con me. Ehi, che problemi hai? Giochi contro il tuo amico. È venuto prima lui, no? Allontanati da lui. Sì, sì, non siamo più amici. Combatteremo fino all'ultimo sangue. Ehi, fai sul serio? Tu hai intenzione di uccidere i tuoi compagni di squadra? Qui c'è in gioco la vita. Se non morirete voi, moriremo noi. Basta, smettetela. Le prime due coppie si avvicinano alla corda. Cominciamo. Non riesco a guardare. Oh, maledizione, sono rimasti interi. Ah, li avete proprio uccisi. Che cosa state facendo? Perché? Non posso guardare. Alina, noi siamo i prossimi. Io ho un piano, ma te ne parlerò dopo. E ora la prossima coppia. Bruna, la mia tazza, togliamoci le pantofole. Togliele, togliele, sono scivolose. Quindi via, eh. Poi tiriamo, diamo un po' di corda e poi... Solo bisogna seguire il ritmo. Andiamo, va bene, proviamo. Maledizione, Pasha, è stata la tua scelta, capito? Dai, su, afferra la corda. Hai già perso, saresti dovuto essere con Artyom. Pasha, non te la prendere, li batteremo. Sì, ok, adesso vi facciamo vedere noi, capito? Questo qui, fate attenzione, assicuratevi che non barino, ok? Cominciamo. Piano ha funzionato! Non me l'aspettavo, ma quando pare viviamo ancora! No! No! Pasha! Pasha non tornerà. Ha scelto lui stesso questa strada. È colpa sua! L'importante è che Artyom sia rimasto. È un amico fedele. Spesso cominceranno i nuovi giochi. Eccoci al nuovo gioco. Quali sono le regole? Perché ci sono delle scatole Devono qui? Devono esserci degli strumenti lì dentro. Forse apriremo cassaforti con questi strumenti. Ehi, se ci fosse dentro un airbag? Non hai visto quello scherzo nei trend? In realtà mi ricordo qualcosa, eh. C'è stato qualcosa del genere? No, non assomiglia a niente. È la prima volta che lo vedo. Va bene, vai quadrato, vai. Dici, quali sono le regole? Davanti a voi ci sono 20 scatole. Dovete percorrere l'intera distanza scegliendo ogni volta una delle due scatole. Coloro che supereranno l'intero percorso senza fallire passeranno alla fase successiva. Chi fallisce è fuori dal gioco. Ora correte verso il tavolo e scegliete un numero con cui si deciderà chi comincia la prova. Ragazzi, quindi chi va per primo è più probabile che muoia. Io voglio essere la prima a scegliere il numero. Ma sei fuori di testa. Ma che fuori di testa? Questa è l'idea più sensata tra le possibili. Oh, niente, è andata. Sta per scegliere. E la tua migliore amica con cui vivi? Davvero non ti interessa? È la tua coinquilina. Ah, dai, su, prendiamo le carte e mettiamoci in piedi. Nell'ordine in cui ci ritroveremo. Vai, tu sei il primo, vai, salta. Ma sembra che sei il primo. Io sono penultimo. Artyom. Posso rifare tutto quello che fa lui e non correre rischi inutili. Vai avanti. È così. È come se tu avessi una vita aggiuntiva dopo di lui. Sì. Io ne ho tre a quanto pare. Quindi siamo per te solo delle vite aggiuntive. No, non voglio pensarla così. Mamma mia, fantastico! Usciremo tutti insieme e divideremo tutti i soldi insieme come degli amici! Artyom, fai attenzione, stai per cadere e perdere! Ci sono ragazzi! Rispetto, ok, io sono il prossimo! Avanti! Andiamo! Che cosa stai lì e pensi così tanto? Salta, forza!
Ascolta, cosa? Vuoi tornare indietro? Vai, sei tu il prossimo! Forza, Artyom, uno dopo l'altro in fila. No, io non vado al prossimo, ti dico, non vado al prossimo! Artyom, non sono rimaste molte scatole ancora. Ok, va bene. Poi lui è saltato su quella scatola e invece bisogna saltare su questa scatola. Non ti servono più, fratello. Artyom, hai il 50% di possibilità, quasi nessuna chance. Sei sicuro di voler continuare? Va bene, Bruno. Solo per te! Cosa intendi per me? Tu? Oh, Artyom! Artyom! Ora sono io il primo. Ho aperto così tante scatole! Su quale posso andare? Sinistra, poi destra, poi ancora sinistra! Concentrati! Dannazione, Artyom, perché l'hai fatto? La prendo, ho anch'io solo una ciabatta. Adesso a sinistra! Sì, a sinistra! A sinistra! E poi di nuovo a sinistra! Sì, lo vedo! Forza, seguimi! Arrivo! Ecco, ora probabilmente di qui. E dopo come? Aspetta, aspetta, aspetta! Lasciami venire da te, ho bisogno d'aiuto, in modo che... Così tienimi! Cosa pensi di fare, Aline? Reggimi! Così mi appoggio su quella! Sembra essere vuota. Non c'è nulla, ci devo l'altra. Deve essere questa. Provo adesso, aspetta. Ti tengo io! No, è vuota! Ah, no! Ti tengo! Voi ancora non sparate, siamo ancora in gioco! Su, su, su! Di nuovo verso di me! A lui sono rimaste le migliori ciabatte! Questa o quella? Destra! Destra! Oh, indovinato! Sì! Dai, scendiamo! Oppa! Oppa, siamo arrivati! Siamo arrivati alla fine! Ora possiamo prendere quella palla finalmente e tornare a casa! È la fine! No! Solo uno di voi vincerà! È il momento della sfida finale! Che significa solo uno di noi? Aline, ci si può arrendere? Io! Mi arrendo io! No, no, non si può, non è giusto giocare così, ti farai ammazzare! Uno di noi dovrà comunque morire, preferisco essere io! No, non dire così, giocheremo bene, chi muore muore e svegliamoli di fare gli eroi dove non serve! Promettetemi solo che giocheremo pulito! Certo che sì! Senza parlare. Su, andiamo! Diamo inizio a questa sfida! Adesso la sfida finale. Ora scegliete una busta a testa. Il vostro compito è quello di rovesciare la busta del vostro avversario, colpendola con la vostra. Chi ci riesce vince. Decidiamo a carta, forbice, pietra, chi va per primo. Va bene. Pietra, pietra, pietra! Tu per prima. Bene, allora io. Ora giochiamo pulito. Sì, certo. Dai, su, gira. Merda. Quasi. Quasi girato. Ora io. Dannazione. Ma è davvero possibile girarli? Avete intenzione di torturarci fino alla morte? Va bene. Dannazione. Ma perché non funziona? Non vuole che funzioni. Accidenti. Sempre quasi, quasi. Sì, come per tutta la vita. Girala, dai. Girala, dai. Capovolgi questa busta. Io lo farei se potessi. Ma cos'è questo? Cercando di dissotterrare qualcosa là fuori. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta facendo. No. Ragazzi, è Jeff. Esatto, è proprio lui. Jeff l'assassino è nel nostro giardino proprio ora. Salve, polizia! Abbiamo una situazione di emergenza. Jeff l'assassino in persona è in questo momento in casa nostra. Questi poliziotti sono professionisti. Guardate, lo stanno circondando. Jeff!
Salve a tutti ragazzi, mi chiamo William Bruno, ho delle informazioni interessanti per voi. Guardate, in questo momento Alina sta spalando la neve nel nostro giardino. In realtà non ha mai fatto questo tipo di lavoro e in generale non le piace affatto il lavoro fisico. Ma ora sta cercando di sotterrare qualcosa là fuori. E sono sicuro che quel qualcosa è davvero sepolto lì sotto, perché l'ho seguita ieri sera. Ha scavato una buca laggiù e ha seppellito una specie di scatola strana. E ora sta cercando di sotterrarla a quanto pare. Ecco perché voglio controllare insieme a voi. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta dissotterrando. A proposito, ho anche questa fantastica tuta mimetica. In questo modo Alina non saprà mai che sono io. Adesso ve la mostro. Ragazzi, guardate la mia mimetica da albero. No, un po' più a sinistra, così, guardate. Sembro proprio un albero. Quindi Alina sicuramente non mi noterà, perché beh, non c'è niente di strano in un albero. Cosa potrebbe mai fare? Ragazzi, mi è venuta la fantastica idea di fingere di essere un albero vero e proprio. Ok, ora Alina sta ascoltando la musica, quindi ho ancora più possibilità di avvicinarmi. Non sentirei i miei movimenti furtivi, eh. Ragazzi, sono molto vicino, ma purtroppo non riesco ancora a vedere cosa Alina sta cercando di scavare. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto nel blu. Da quanto tempo abbiamo questo albero? Ok. Volare, oh, cantare, oh, volare, oh. Ragazzi, guardate, Alina ha tirato fuori una specie di scatola. Significa che io vi avevo detto la verità. Cantare, oh, nel blu, dipinto nel blu. Ok, cosa c'è in quella scatola? Alina sta ovviamente nascondendo qualcosa. Na. Nessuno lo saprà, quindi così non me lo dimentico. Mi dimentico sempre dov'è. Guardate, sta iniziando a fare una specie di pupazzo di neve. Sembra che voglia segnare il luogo in cui nasconde il suo segreto. Questo segreto deve morire con me. In che senso? Il segreto morirà con lei. Io non voglio che Alina muoia. Nessuno, nemmeno Arshniff lo saprà. Ragazzi, io non so come, ma io e voi dobbiamo comunque capire cosa Alina vuole nasconderci. Va bene, farò un pupazzo di neve più o meno decente. Costruire di nuovo tutto. Hop hop, lei 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 lei, hop lei lei. Ragazzi, c'è Jeff laggiù. Quello è sicuramente Jeff. Jeff l'assassino è nel nostro giardino in questo momento. Accidenti, non posso dire ad Alina che io sono qui. Lei si accorgerebbe che la sto osservando. Dobbiamo distrarre Jeff in qualche modo. Mi è venuta un'idea. Ragazzi, ora dobbiamo scegliere la posizione migliore per la mia manovra. Così potrò neutralizzare Jeff, almeno per un po'. Mi sposto un po' di lato, ok, va bene. Ragazzi, vi lancio questa, palla di neve qui. Guardatela, fredda, fredda come il ghiaccio. Sì, Alina è al sicuro ora. Mentre Jeff è distratto, preparo il prossimo trucco per neutralizzare completamente Jeff una volta per tutte. Ora va meglio, è quasi perfetto. Devo conservare questo costume per le prossime occasioni, perché è davvero figo. Ora aspettate qui, 2 secondi, torno subito. Ok, guardate cosa ho trovato. Cavolo, Jeff è quasi di nuovo con noi. Devo essere sincero, oggi volevo fare uno scherzo ad Alina, ma visto che abbiamo quello che abbiamo, dovrò fare uno scherzo a Jeff. E per fortuna sono pronto. Guardate, non è un normale soffiafoglie. Ho in mano un soffiafoglie a cui è attaccato un rullo per la pittura murale. E al rullo è attaccato un rotolo di carta igienica. Quando lo attaccherò, Jeff sarà ricoperto da questa carta igienica come da una ragnatela. E poi sarà sicuramente neutralizzato.
Beh, come minimo sarà sicuramente imbarazzato. Ok, andiamo. Ehi, Jeff, ciao. Non ti aspettavi di incontrarmi, vero? Ecco uno scherzo per te. Ah! Diamine, ho finito la carta. Ehi, Jeff, prova a prendermi allora. Dai, dai, seguimi, Jeff! Ragazzi, finora Jeff non è stato completamente neutralizzato, ma io ho sempre un asso nella manica. Guardate, io per Natale ho conservato della schiuma di carnevale nella seconda macchina. Non è una grande festa in questo momento, ma sarà sicuramente utile. E con essa potrò fermare Jeff almeno per un po'. Ecco perché non ho paura di Jeff. Allora, Jeff, prendi questo. Forza così! Accidenti, è finito. Ok, ragazzi, credo che ora dovrò confessare ad Alina che l'ho osservata tutto questo tempo, per avvertirla che Jeff l'assassino si aggira nel nostro giardino. Alina, Alina, ascolta, io... Cosa? Più forte? Togliti le cuffie. Senti, il fatto è che io ti ho seguito. Cosa? Perché mi stavi seguendo? Mettila via questa, non ha importanza. Siete solo tu e la scatola che stavi cercando di nascondermi. Ero davvero curioso. Sotto la mia scatola, ragazzi. Cosa volete da me? Perché mi stai seguendo? Jeff, l'assassino è proprio dietro di noi. E questa è l'unica cosa che dovrebbe interessarci in questo momento. Ascolta, ci penso io. Sei sicura che sia il momento giusto per usare quest'arma? Ah! Forza, alzati, scappiamo, forza! Andiamo, andiamo! Il telefono, ragazzi! Scappiamo! Jeff, vai via! Alina, dai, raggiungimi! Guardiamolo dalla finestra! Hai chiuso la porta laggiù? Sì! Ho chiuso tutte le porte qui, così Jeff non entrerà in casa nostra per almeno mezz'ora. Cos'è questa scatola che hai seppellito e poi disotterrato? Cosa stai cercando di nascondermi? Senti, non è il momento giusto per chiedermelo, non farmi arrabbiare, ti dispiace, perché mi stavi seguendo? Mi dispiace, Alina, scusami. Hai anche rotto una sedia. Era già rotta prima che io arrivassi. È stato Arinier, era troppo pesante per quella sedia. Non mi dirai niente della scatola, vero? Oh, cavolo, non è il momento. Prima dobbiamo cacciare questo tizio. Un giorno io scoprirò cosa ci stai nascondendo. Mi sembra che questo Jeff debba essere tenuto d'occhio molto da vicino. Non voglio che faccia qualcosa di brutto. Riesci a vedere qualcosa? Sono piccolo e non vedo niente. Guarda, non riesco a vedere niente da qui. Ma non credo che dovremmo perderlo di vista. Quindi lanciamo il drone e osserviamolo dall'alto. Sembra una buona idea, ha un drone? Io ho sempre un drone con me. È sempre pronto a decollare. È pronto ad alzarsi in qualsiasi momento. Lancia il drone, lanciatelo. Sto decollando. Riesco già a vedere Jeff. Sta camminando nel nostro cortile. Ovviamente sta cercando di entrare, guarda. Perché sta curiosando? Oh, e se trovasse la mia scatola? Dimentica la scatola, chiaro? E cosa c'è nella scatola? Lascia perdere, dai, guarda, controlla, sta cercando allora, qualcosa. Ha individuato il drone, guarda, sta cercando di abbatterlo. È come una scimmia. Non c'è problema, non ci riuscirà comunque, abbiamo un drone potente. Ok, Jeff sta cercando di trovare qualcosa. Perché si sta piegando così? Beh, sta cercando qualcosa, probabilmente la tua scatola, quella che ci stai nascondendo, Alina. Forse dovresti dargliela, dagli quello che sta cercando. No, ho promesso a me stessa che sarebbe morto con me. Tu non devi morire affatto, dobbiamo cacciare questo Jeff dal nostro giardino il prima possibile. Ok, guarda, cosa sta facendo? Oh, cavolo! Ragazzi, sta tirando palle di neve proprio contro casa nostra. Ma è matto! Cosa sta... Oh, di nuovo! Cosa sta facendo? Oh, di nuovo! Oh, una buona mira. Senti, mi fa arrabbiare. Sai cosa dovremmo fare? Facciamole uno scherzo. Senti, è una buonissima idea. Allora inventati un bello scherzo e fagliela pagare cara. E fai in modo che non entri, almeno finché lo scherzo non è pronto. Lo osserverò con attenzione. Ok, ragazzi, il mio compito principale è non perdere di vista Jeff. Ok, penso di potercela fare. Ma sapete qual è la cosa più bella di casa nostra? C'è una sola entrata principale ed è al piano di sotto. E dato che l'ho chiusa a chiave, Jeff non potrà mai accedere facilmente, a meno che non salti sul balcone, ma questo richiederebbe un doppio salto, ma non sono sicuro che Jeff sia ancora in grado di farlo. Ragazzi, siete già qui? Beh, un'idea geniale. In realtà l'ho presa in prestito un po' da un mio lontano parente che è appena uscito.
fanno scherzi ai loro parenti e amici in questo modo. È così che mettono alla prova la loro lealtà e quant'altro. Avremo bisogno di qualcosa, ragazzi. Ok, ecco, ci serve questa enorme siringa. Non per fare iniezioni e non faremo iniezione a Jeff. È per lo scherzo e ci servirà anche del nastro adesivo. Come facciamo a fare questo prank? Lo riempiamo d'acqua, mettiamo la siringa così e lo attacchiamo al cassetto. E quando Jeff vedrà questo cassetto aperto vorrà sicuramente chiuderlo, perché Jeff è un tipo davvero ordinato, anche se non diresti mai, visto che i suoi vestiti sono piuttosto sporchi. Siamo stati a casa sua, abbiamo girato questo filmato e a casa sua è pulitissima. Nemmeno il mio appartamento è così pulito. Ah, in ogni modo, ragazzi, vorrà comunque chiudere quel cassetto. E quando lo chiuderà, l'acqua della siringa finirà sui suoi pantaloni. Ora lo attacchiamo per bene, poi chiamo William Bruno. Ragazzi, mentre la riempivo d'acqua mi sono ricordata di un fatto. Gli esseri umani sono composti per il 60% d'acqua. E quando un essere umano perde una quantità d'acqua inferiore al 60%, allora inizia a sentirsi molto male, deprimersi e a stare malissimo. Sapete cosa rende Bruno depresso? Quando il numero di spettatori non iscritti al canale supera il 60%. Inoltre diventa molto pigro, non vuole girare nulla, non gli viene nemmeno un'idea. Questo mi fa arrabbiare, non so come la pensi lui, ma credo che per Bruno il pubblico sia come l'acqua per gli esseri umani. Non può vivere senza di voi. La sua forza vitale dipende dagli iscritti a questo canale. Quindi iscriviti al canale, in modo che il numero di spettatori iscritti al canale raggiunga il 100%. Questo renderà Bruno forte e potente, e allora girerà 10 video al giorno. Ecco, fatto, perfetto, 100 ml, ne tagliamo un pezzo e lo attacchiamo qui. Ecco, fatto, ragazzi, il nostro scherzo è pronto e ora devo scappare, dobbiamo pulire tutto per non lasciare tracce. Oh cavolo, ragazzi, il mio drone è quasi morto. Ora, ragazzi, farò atterrare questo drone e poi passeremo al nostro piano. Scherzo, scherzo, scherzo è pronto, forza. Ottimo, adesso devo far atterrare il mio drone. Ragazzi, nessuno dovrà mai scoprire il mio segreto. Ok, l'ho preso al primo tentativo. Ascolta, perché il mio scherzo funzioni devi cercare di attirare Jeff proprio in cucina. Tu sei il formaggio della mia trappola per i topi e la trappola per il topi è il mio prank in cucina. Quindi verrò intrappolato insieme a Jeff. Cosa hai in mente? Beh, facciamolo uno scherzo e poi vediamo cosa succede. Andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, spero che questo non sia l'ultimo video che io giro. Ascolta, nel frattempo va a mettere in atto il mio super piano. Tornerò da te con un secondo piano tra un attimo. Spero che sappia davvero che cosa sta facendo, perché far entrare Jeff in casa nostra è una mossa serissima. Mi fido di Alina, quindi Jeff, ti faccio entrare subito. Ragazzi, ho inventato un nuovo scherzo e l'ho preparato in anticipo, in realtà. Ok, è in questa stanza. Ragazzi, andiamo in questa stanza. Sapevo che Jeff sarebbe tornato da noi prima o poi. È pazzo! Quindi ho uno scherzo che lo aspetta. Per questo avremo bisogno di questa scatola enorme rossa, in modo che Jeff la noti sicuramente. Non appena entrerà in questa stanza noterà sicuramente la sua foto cancellata. E più c'è scritto non per Jeff, nel caso in cui Jeff abbia imparato a leggere. E come un'opzione in più, nel caso in cui sappia leggere, l'unica cosa che conta è che si interessi a questa scatola e la tiri. David, c'è un buco e il buco è per qualcosa che gli cadrà addosso. Che cosa sarà? Ve lo faccio vedere. Qui ci sono dei coriandoli, li metterò tutti nella scatola e quando la tirerà gli cadranno addosso e lui penserà: ah, beh, comunque sarà divertente, dobbiamo solo lasciare la telecamera qui. Oh, lo mettiamo qui, proprio qui. Ops, oh, oh. Ora rimettiamolo a posto e speriamo che il mio piano funzioni. Beh, deve funzionare, sono io il cervello qui. Bene, vado a vedere come sta lì Bruno. Ragazzi, Jeff è proprio fuori dalla finestra ed è qui ovviamente non per fare quattro chiacchiere. Ok, spero che Alina sappia davvero cosa sta facendo. Ehi, Jeff, ecco, entra. Oh cavolo. Sì, 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 vieni qui, Jeff, seguimi, seguimi, Jeff. Questo ti terrà occupato per un po'. Forza, oh, oh diavolo, ecco, seguimi. Oh cavolo. Qui intorno Alina ha preparato uno scherzo da qualche parte. Ma cavolo, non mi ha mai detto cosa ha preparato. Ah, io credo di saperlo. I parenti di Alina mi hanno sempre fatto scherzi del genere. Hanno degli scherzi tutti loro. Allora, Jeff,
Jeff, sei pronto per passare il controllo? Ha funzionato! Li troverò! Oh, calma! Alina, lo scherzo ha funzionato! Lo sapevo, ha funzionato 100 anni fa e funziona anche adesso. È questo che ti ha insegnato la tua bisnonna? E cosa facciamo adesso? È di sotto ed è arrabbiatissimo! Senti, anche se il mio secondo scherzo è pronto, suggerisco di chiamare la polizia e fare un altro paio di scherzi prima che arrivino, così lo arrestino e basta. Senti, ma perché non ci eravamo arrivati prima? La polizia normalmente esiste per questo, per arrestare i criminali. Senti, lo sai che bisogna chiamare la polizia? Sì, certo. Grazie. Salve, polizia! Siamo di fronte a una situazione d'emergenza. Jeff l'assassino in persona in questo momento è a casa nostra. Silenzio. Sì, è al piano sotto di noi in questo momento. Gli stiamo facendo uno scherzo in questo momento e stiamo tenendo duro. Ma abbiamo bisogno davvero del vostro aiuto, così potremo finalmente metterlo in prigione. Sì, usate il mio indirizzo IP per scoprire la nostra posizione. Non voglio dare il nostro indirizzo per evitare che Jeff lo dica agli altri. Va bene, stiamo aspettando. Ascolta, suggerisco di nasconderci per il momento. È meglio il primo piano, quindi muoviti, forza. Hanno detto che saranno qui fra 10 minuti. Arrivano sempre in fretta, dai, su, lo so. Perché mi dici questo? Buono, dai, vai mentre lui non c'è. Oh, cavolo. Ok, andiamocene! Ah, cavolo! Ok! Prendo la chiave! Ragazzi! Per fortuna che ho avuto il tempo di nascondermi! Comunque devo andarmene da qui, perché Jeff arriverà da un momento all'altro e mi troverà! Ok, mentre Jeff è distratto, cercherò di uscire da questa stanza. Lentamente, passo alla volta. Scappiamo! Oh mio Dio! È andato! Jeff non è uno stupido! Cos'è quella cosa laggiù? Pietà, togli Jeff! La prendo! Cos'è quello? Cos'è questo? È finita! Mi ha fatto arrabbiare ancora di più! Beh, c'è sempre un piano. L'importante è non farsi scoprire. Ok, Alina, nel frigorifero c'era uno scherzetto che io volevo fare a te oggi. Ma è una fortuna che c'è. Per la prima volta in vita mia sono contenta che ci sia Jeff qui. Tutti gli scherzi dedicati a me saranno finalmente fatti a lui, che bello. Qual è lo scherzo? Mostratemelo. Guarda, ho una bottiglia di ketchup. Quale ketchup? Non mi piace nemmeno il ketchup. Tu volevi farmi uno scherzo con quello? Non è un ketchup come gli altri. Comunque, adesso Jeff arriva in cucina e lo vedrai. Ti assicuro che è uno scherzo da paura. Sono sicura che la polizia sta arrivando. Per questo dobbiamo far uscire Jeff in qualche modo. Portarlo nel nostro cortile. E questo lo faremo molto facilmente, con l'aiuto di un drone. Lo faremo decollare dalla strada. Jeff penserà che siamo lì e si metterà ad inseguirlo. Ora dobbiamo solo uscire di qui e distrarre Jeff. Guarda, Bruno, sta arrivando! Prendi questo, Jeff! Andiamo, Alina, forza! Corri! Maledetti burloni! Dove diavolo sono? Credo siano fuori! L'abbiamo preso! E ora correrà fuori e i poliziotti saranno lì a dargli un caloroso benvenuto. Per ora teniamo d'occhio Jeff. Dove diavolo è? Dov'è? Aspetta, guarda. È fuori. Sì?
Pensa che siamo davvero là fuori. Vedo il drone. Guarda, ora sta cercando di prenderlo. Quindi ora cercherò di fare una ripresa migliore di lui. Così ci sarà un filmato per la polizia. Ok, avviciniamoci un po'. La cosa importante è che non faccia cadere il nostro drone, perché sarebbe davvero brutto. Forse la polizia è già arrivata, vediamo. In effetti, sembra che ci siano delle luci di polizia e una sirena. Guarda, guarda, una squadra di due persone. Non credo proprio che vinceranno. Guarda, quelli sono poliziotti veri. Stanno venendo a casa nostra. Perché sono in due? Pensano di potercela fare, sono solo i migliori agenti. Guarda, questi due sono probabilmente i migliori agenti dell'Interpol di tutti i tempi. Guarda, è come un'operazione speciale, si stanno dando dei segnali. Sì, usano i gesti. Sono davvero molto bravi nelle operazioni di polizia. Stanno per essere presi. Oh no, sono bravi. Uno si muove come un granchio. Questi poliziotti sono davvero professionisti. Guardate, lo stanno circondando. Lo stanno circondando. Fantastico, è la prima volta che vedo un vero intervento della polizia in vita mia, ragazzi. Guarda, 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 lo stanno circondando, lo stanno arrestando. Sì, urla a terra subito. Wow, gli è caduto il coltello, che furbo. Questi poliziotti sono professionisti. Gli sono caduti gli occhiali, ma non fa niente. Tutti facciamo degli errori. Jeff trema di paura. Mette le mani dietro la schiena, professionista. Sì, lo stanno arrestando in questo momento. Probabilmente gli diranno è il diritto di parlare. Vuoi rimanere in silenzio? Sì, 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 è quello che dicono di solito i poliziotti. Un poliziotto ha preso il coltello di Jeff. Sta prendendo le prove, lo stanno portando via. Bene, guardate, lo stanno portando via. Stanotte Jeff l'assassino passerà finalmente la notte alla stazione di polizia e passerà il resto della sua vita dietro le sbarre. E tu mostrami la scatola. Cosa c'è dentro la scatola? Non ti dirò mai in vita mia, capisci? A meno che gli iscritti non ci mettano 100.000 like. Quindi c'è ancora una possibilità che tu ci dica cosa ci stai nascondendo? È un segreto intimo da donna, un segreto di portata universale. E allora non voglio dirlo a nessuno. Le ragazze hanno sempre dei segreti.